Ciao a tutti da Mario Carboni, in questa lezione faremo un po' un punto, insomma risponderò alle vostre domande frequenti che mi fate, insomma quindi tramite il sito www.organetto.net o tramite WhatsApp, quindi farò una, diciamo, una sorta di sintesi alle domande, quelle insomma che spesso mi vengono poste, nei quesiti posti. Molti mi chiamano per dire, insomma mandano un messaggio, ho difficoltà a inserire i bassi, ho molta difficoltà a inserire i bassi. La domanda, ma da quanto tempo suoni? Vabbè, da un mese. Ok, suonando da un mese è normalissimo, è normale. È come, non so, io vado in palestra, un esempio, e dico, vabbè, ho difficoltà ad alzare 100 kg. E dice, vabbè, ma 100 kg, attenzione, ci vuole tempo. E vabbè, ma ho visto qualcuno che lo alzava, insomma, 100 kg, perché non mi posso alzare pure io? Potrò alzare, ci vorrà il dovuto tempo. La stessa cosa vale per la musica. Spesso iniziamo all'inizio con la mano destra, e poi subito vogliamo inserire i bassi. Ricordiamoci che inserire i bassi non è semplice, perché abbiamo la mano destra, la prima difficoltà, la sinistra, la seconda, e metterlo insieme, quindi mettere insieme destra e sinistra, melodia, accompagnamento, c'è il discorso del sincronismo, quindi dobbiamo sincronizzare mano destra e mano sinistra. Io direi una terza difficoltà. Quindi è un'abilità che non si raggiunge subito, se vogliamo, insomma. Beh, vi faccio un esempio, quegli esempi molte volte ci aiutano. Sicuramente molti che vedranno, diciamo, hanno la patente. L'abilità che avete oggi è la stessa abilità che avete avuto dopo un mese che avete iniziato a portare, diciamo, a guidare un'autovettura? Non penso. Anche l'occhio, per abituarsi a capire se, vabbè, in questo spazio riesco a passare con la macchina, sono cose che è impossibile ottenerle all'inizio, quindi voler avere delle abilità che, insomma, c'è bisogno di tempo, insomma, c'è bisogno di tempo, quindi bisogna prendersela con calma. Quindi a un neopatentato che gli dite, vabbè, vai con calma, stai attento, insomma, ci vorrà tempo per farti l'occhio. Quindi qua la stessa cosa, ci vorrà del tempo. Spesso molti iniziano con tanta volontà, poi iniziano a mettere i bassi, iniziano a demoralizzarsi. Non è così. C'è solo un problema in questo caso, che da voi stessi, insomma, prendete troppo. E quindi alla fine succede, state lavorando per un prossimo, cioè l'adesso viene utilizzato solo per uno svolgimento, diciamo, un secondo fine, che è il futuro. Cioè voi pensate, vabbè, devo fare questo per poi riuscire a mettere i bassi. Vabbè, sì, devo mettere i bassi, però cerchiamo di divertirci ora direttamente. Quindi non devo fare tutto il brano, faccio solo una prima parte con i bassi senza problemi, quindi senza stressarci quando suoniamo. Questo non vuol dire suoniamo come capita capita, no, significa suono ciò che faccio, mi deve piacere, non devo suonare oggi, metto i bassi, vabbè, ma non sono riuscito a mettere i bassi, vabbè, chissà quando ci riuscirò. Penserò sempre a un discorso di futuro, quindi cioè il presente viene utilizzato solo per mezzo, come un mezzo per arrivare a un fine, che sarà il futuro quando suonerò il primo brano, faccio un esempio, tarantellina perfetta con i bassi. Poi arriverò a tarantellina e dirò, vabbè, ma il secondo brano ho difficoltà qui, il terzo. Sarà sempre un rimandare al prossimo brano, e questa cosa poi un po' se la portano avanti in tutti. Per questo ho voluto fare questo video. Spesso molti mi chiedono, a me basterà fare 10 brani, poi va bene, faranno tantissimi, dicono sempre così, poi alla fine si trovano a fare magari 100 brani, però si trovano sempre con quel discorso poi di fare il nuovo brano, cioè pensando che facendo un brano nuovo alla fine, insomma, hanno imparato qualcosa di nuovo. No, spesso dovete trovare il piacere nel suonare il primo brano, tarantellina, divertendovi, il secondo brano, il terzo brano, il quinto brano, il decimo brano. Se per voi la soddisfazione è sempre fare un brano nuovo, cercate una soddisfazione nel nuovo, ma invece la musica va apprezzata su qualsiasi brano, dovete cercare di divertirvi, non sempre sul brano nuovo. Sicuramente il nuovo è così, però è un'illusione di andare avanti. Prendete i brani, insomma, cercate di approfondirli, ma di divertirvi quando suonate. A volte può diventare una costrizione, cioè devo fare mezz'ora di questo al giorno, oggi ho sbagliato. Beh, è normale, oggi sbaglio, è regolare. A volte suonare per alcuni può diventare una punizione. Ciò che vi dico, perché insomma, spesso sento alcuni, vabbè, ho difficoltà. Calmi, tranquilli, insomma. Se
Senza nessuna fretta, senza nessun problema. Non stressatevi internamente, suonate, ma la prima cosa divertitevi, proprio divertitevi. Tutto uscirà, ma ci vuole il tempo, cioè che sto dicendo, andate con calma, cioè i bassi è difficile a mettere, cioè, soprattutto la prima cosa divertitevi quando suonate, la prima cosa. Questa forse è la lezione più importante di tutte. Sì, perché se affrontiamo in modo sbagliato lo studio, noi studieremo, faremo tante lezioni sbagliate. La prima cosa divertitevi. Avrete una posizione più elastica, più rilassata. Spesso capita che alcuni fanno molti brani, 100 brani ed oltre, e mi dicono: vabbè, ma alcuni giorni capita che no, ieri lo sapevo fare sto brano, oggi no. È normale, può capitare. Perché? Oppure è un'illusione, in che senso? Che oggi ripeto questo brano 20 volte e alla fine esce benissimo, è ovvio. Domani, lo ripeto, non appena lo suono c'è qualche errore. Questo che vuol dire che il brano ancora non l'ho assimilato bene. Solo che la prima volta che lo faccio, insomma, può capitare qualche errore. Ma la spiegazione è che ancora ho delle parti in questa partitura in cui, scusate il gioco di parole, in cui non ho compreso bene alcune cose. Chiaro? Quindi magari dovrò rallentare la velocità e non voler ottenere da me per forza oggi la precisione. Cioè, questo non vuol dire suoniamo come capita che abbia. Significa affrontiamo le cose con in modo graduale. È facile dire voglio fare questo brano, voglio fare il Carnevale di Venezia. Noto che alcuni iniziano da un mese, cioè mi chiamano alcuni, senti, ho difficoltà a fare la polca del trillo. Va bene, da quanto tempo suoni? Da un mese. Beh, sei un genio allora, cioè non hai bisogno nemmeno di me, puoi suonare da solo. Cioè, sì, possiamo fare le prime note, ma potremmo anche divertirci a fare questo. Però dobbiamo comunque affiancare un percorso di studi, che ci sta una playlist che metterò qui sotto, che è quella dello studio, insomma, ci sono delle lezioni da 0 a 46 che dovete fare, perché praticamente vi porto, diciamo, vi guido a uno studio, diciamo, che man mano cresce, però ricordate, fate magari il primo brano, se, quando mettete i bassi, ricordatevi con calma, diciamo, è un progetto a lungo termine, mettere i bassi, non prendetela come, diciamo, la melodia che dopo magari un giorno, 2 giorni già la sapete fare. Mettere i bassi sarà un progetto, sì, ma a lungo termine. Quindi fate la tarantellina, avete difficoltà con i bassi, fate gli esercizi quelli base. Un attimino così. Fate questi esercizi base, sono quelli proprio della tarantella iniziali. Poi gli altri esercizi sono questi per i vari ritmi, tarantella, mazurka e insomma ed altro. Conviene farli, però soprattutto all'inizio, per chi inizia da poco, conviene fare questi esercizi, 18 esercizi base a mani unite, sono semplicissimi e vi aiuteranno a mettere i bassi. Però andate avanti suonando altri brani con la mano destra, soprattutto quelli che fanno parte di quel gruppo di lezioni che ho enumerati da 0 a 46, altrimenti diventa difficile, prendete un brano a caso, cioè vi complicate stesso voi lo studio, quindi diciamo non avete delle nozioni di base e passate direttamente sulle cose difficili. Questo è autolesionismo, cioè non proprio autolesionismo, però è farsi del male. Insomma, andate in modo graduale, così lo studio deve essere un divertimento. Quando non è un divertimento, fermatevi un po', dite: ma cosa sto sbagliando? Perché è importante studiare nel modo giusto, è bellissimo suonare, però se inizio a fare, vabbè, devo fare questo brano difficile, poi alla fine lo posso fare, magari affronto una piccola partitura, una piccola parte, però se state suonando da poco e quindi non avete mai diciamo, suonato un organetto da 1 mese, 2 mesi, passi sulla tarantellina. Pensate come un obiettivo a lungo termine, tra 4-5 mesi usciranno benissimo. Oggi siamo un po' però abituati, il problema è che vogliamo tutto e subito, cioè vogliamo questo, insomma, subito avrò questo. Un po' l'immediatezza, invece no, bisogna attendere, acquistiamo una pianta e per crescere questa pianta ci vorrà tempo, dobbiamo annaffiarla, però ha bisogno del suo tempo. Se diciamo eroriamo troppo il terreno con troppa acqua, magari muore. La stessa cosa vale per noi se esageriamo troppo, che insomma quel modo di affrontare lo studio interno è ossessivo, cioè non divertendoci, insomma, quindi facendolo come devo farlo, ma non riesco a farlo, perché spesso, allora, parliamo di un discorso psicologico, è anche un po' importante questo. Spesso non se ne parla, però, spesso quando si dice, no, vabbè, non ci riesco, questo brano non uscirà, insomma, così, e non esce.
ovviamente ho già stabilito dentro di me che non devo uscire. Non appena farò il primo errore, eh sì, in effetti, ecco qua. Cercherò la conferma ai miei pensieri. Quindi, una volta che ho cercato la conferma ai miei pensieri, il brano non esce. Per me, non so fare questo brano. Dovrei togliere, ma sia in musica, insomma, nella vita, insomma, questi pensieri che sono negativi, che poi diciamo sono dei pensieri autoveritieri, insomma, a forza di pensare non ci riesco, non ci riesco, perché non ci riuscirò, per forza. Che prima, non appena inizio il primo pensiero, vabbè, qua sbaglio, qua sbaglio. Diventa un po' un'ossessione questo. Quindi iniziate con brani molto semplici. Quando suonate il pensiero di dover sbagliare, non ci deve essere. Se sbagliate, può darsi anche che state affrontando un brano molto difficile, quindi è normale che fate tantissimi errori, però lì va inquadrato lo studio, quindi fare un percorso a scegliere i brani più semplici tra quelli che trovate sul canale, quindi iniziate con brani facilissimi, man mano crescerete e non avete fretta di imparare, ci sarà tempo. La fretta è sempre una nemica, cioè un po' nemica, insomma si corre sempre, oggi noi siamo abituati a correre sempre. Riusciamo a fare una cosa, a suonare divertendoci, senza correre, a stare tranquilli? Oppure poi alla fine lo studio diventa un'ossessione, cioè studiamo e sì, devo fare questo. No, non studio, ah, rilassato. Devo suonare, suono questo, suonerò Tarantellina, ah, ma è un brano facilissimo, vabbè, mi riesco a divertire con quel brano. E molti, no, questo non mi piace, questo non mi piace, riesco a divertirmi con quello? No, devo, perché non mi diverto con quel brano? Sono delle note carine, messe insieme, ma dico Tarantellina perché è proprio il primo brano che è, diciamo, il video tra quelli semplici. E può essere un altro brano per voi, insomma. Quindi ogni brano che suoniamo dobbiamo divertirci. Questo, diciamo, quando suoniamo, tornando al discorso di prima, evitiamo quei pensieri negativi. O anche, a volte, instauriamo in noi stessi una psicologia di come dire, di punizione, cioè sbaglio qui, vabbè, devo ripeterla tante volte. Sì, devo ripeterla, cioè, non sto dicendo che vabbè, è sbagliato, vai avanti, non ti preoccupare, no. Non ha senso fare, cioè, suono 20 brani o 50 brani e ripeto tutti. No, ne prendo un brano, ma con divertimento internamente, con piacere. Il piacere dovete trovare. Dovete suonare oggi Tarantellina, magari la prima lezione o la decima lezione che state facendo, con piacere. Cioè il piacere dell'apprendere, non il piacere che apprendo perché un giorno mi divertirò. È un po' questo il discorso. Quindi oggi apprendo, mi diverto. Sbaglio, ripeto, apprendo. Sbaglio, ripeto, apprendo. Quindi sbaglio, ripeto di nuovo, apprendo. Con tranquillità. Se c'è una punizione, ho sbagliato, devo ripeterlo. Sì, sto ripetendo. Come detto prima, non vuol dire non ripetere il brano come va, lo lascio stare, quindi ripeto una partitura. Anzi, spesso vi dico, prendendo una frase, una piccola frase, ripetete tantissime volte, ma è l'approccio a questa parte che vi sto dicendo ora. Quindi ripetete questa parte con calma, tranquilli, divertendo. Se non è così, beh, oggi non suonate proprio, non è un problema, perché suonare 7 giorni, che è un'autopunizione, devo fare questo e poi così, diventa non un rilassamento, uno stress. Cioè, è come dire, ogni giorno devo andare a farmi, diciamo, a correre. Vabbè, vado a correre, oggi non voglio andare, devo andare. Internamente non mi sto divertendo, non sarà un'ora di svago, sarà un'ora di stress, perché non volevo, cioè creo una tensione interna, un conflitto interno, volevo fare questo ma non volevo farlo. Quindi, un po' quindi nella vita di oggigiorno, insomma, bisogna quindi cercare di divertirsi ora. Divertirsi ora, quindi, ma anche non stressarsi. Quindi quando suoniamo un brano evitiamo anche, come dicevo prima, questi pensieri di sbagliare sempre, di non riuscire. Se pensate di non riuscirlo a fare, non riuscirete mai a farlo. La prima cosa è il divertimento. Vi posso garantire che se ci mettete la passione, insomma, quindi la calma, perché spesso il correre troppo vi metterà in difficoltà. Andate con calma, sono tanti brani, ci sono tantissimi video. Se volete farli tutti in un colpo solo, insomma, vi dico già io, non riuscirete mai, vi complicherete solo la vita. Prendete un brano e gli altri non li pensate più. Un brano, vi divertite, lo fate, la mano destra va bene, potete passarne un altro, ma non un brano al giorno. Un brano alla settimana magari, con la mano destra. I bassi, più avanti. Allora, i bassi, ciò che dico ai miei alunni, se fate gli esercizi giornalieri, i bassi devono andare da soli. Dice, ma come da soli? Che significa da soli? Significa che se ho fatto bene gli esercizi, come se mano destra e mano sinistra, automaticamente, dopo aver memorizzato benissimo la mano destra devo ricordarla quasi a memoria, automaticamente
andando a tempo, quindi magari utilizzando un metronomo o battendo il piede, sentendo questa pulsazione interna, perché spesso suoniamo, ma meccanicamente dobbiamo sentire la musica internamente, ad esempio Tarantellina, il primo brano, semplice, no? Questa pulsazione interna. Questo vale per Tarantellina e vale anche per i brani più difficili, devo sentire quella musicalità interna, percepire internamente la pulsazione, la ritmica, la melodia, quindi percepirla. I bassi andranno da solo, ovviamente dedicato un po' più che all'inizio, il discorso di che i bassi devono, insomma, incastrarsi da soli, perché vuol dire che ho fatto così tanto bene gli esercizi e la mano destra la so per bene, che vanno da soli. Ma ovviamente ci vorrà tempo, da soli, non la prima lezione, seconda lezione, ho difficoltà con i bassi. L'altra cosa, spesso noto, insomma, gli errori sono fatti dalla fretta, perché uno vuole subito suonare. Prendetevi la calma, quindi divertitevi. Che c'è da dire più? Tra altre domande, ora non mi vengono in mente, beh, queste, beh, penso questa è la più importante, per chi suona invece da tanti anni, la stessa cosa, quindi se ripetete tutti i giorni, come ho detto prima, cercate di farlo sempre con piacere, se qualcosa non va che sbagliate, andate con calma. Riprendete quella partitura, magari quella frase. Alcuni ripetono tantissime volte tutti i 100 brani, come ho detto prima. No, prendete un giorno un brano e lo fate per bene. L'altro giorno cercate, o magari una settimana quel brano e lo, diciamo, perfezionate, quindi ripetendo le parti che non vanno. Farli tutti di seguito, non ha tanto senso. Va bene? Quindi poi se capita qualche errore, soprattutto ricordatevi che, cioè, per molti, visto che è un metodo a numeri, sicuramente è dedicato praticamente a chi lo fa per divertirsi. Non dovete fare concerti in giro. Se capita un basso che non va, non è un problema. Quindi penso. Vabbè, in questo video ho risposto un po' alle, diciamo, alle vostre domande che mi fate. Se avete altre domande, potete praticamente, diciamo, nei commenti scrivere farmi qualche domanda, poi magari farò un altro video per, insomma, rispondere a tutti quanti. Mi raccomando, questo video cercate di riascoltarlo più volte, è importante come si affronta lo studio, è la prima cosa, insomma, come affrontiamo, insomma, proprio lo studio dell'organetto, anche il modo di pensarlo e tutto quanto. Quindi è la cosa forse più importante, come ho detto prima, di tutte le lezioni. Quindi questa, probabilmente questo video valuterò se metterlo anche all'inizio della, diciamo, della playlist, delle lezioni da 0 a 46, anche nell'altra playlist, perché cioè, sono indicazioni che vanno bene per tutti, per me stesso, anche per molti che mi chiamano, insomma. Va bene, un saluto a tutti da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti.